Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 25esimo episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio siamo passati per la grotta costiera per poi arrivare su questa spiaggia sconosciuta e arcana del percorso 21, dove si trova attraccata la nave del Team Plasma, che ricordiamo è un veliero dei pirati volante che spara ghiaccio. Ora, Game Freak, io mi rivolgo a voi. Oltre a lasciare un mi piace, Game Freak, se mi stai ascoltando, le droghe, meno. Ok che sono legali, non lo so, ma non prendete le droghe per fare queste cose. Le navi volanti che sparano ghiaccio. Io mi immagino la sede della Game Freak, che è il primo che ha sparato sta stronzata qua. Come minimo gli hanno tirato un pomodoro sulle costole, come minimo. Comunque, per questo episodio, ovviamente come per gli altri, raggiungiamo i 250 like. Soprattutto ragazzi, in questo periodo, in questo finale di serie, è fondamentale che voi mi facciate vedere il vostro supporto. La squadra è sempre la stessa, quindi lasciate un mi piace, un commento, ovviamente rispondendo alla DDG, tutto quanto. E adesso godiamoci questo episodio, perché oggi faremo veramente delle cose che renderanno il tutto molto intenso. Iniziamo ad affrontare Bob Ranger. Perfetto, evidentemente c'è questa coalizione un po' strana, tipo la politica. Whimsicott livello 48, il team è quello dell'altra volta, come dicevo. Sono andato indietro ad allenare un paio di Pokémon che evolveremo alla fine di questo episodio, se ne usciremo vivi. Punte, senti, punte, io preferisco i centrocampisti, quindi muori, bravo Archeo, perfetto. Il nostro Shiny resuscitato, signori, non delude mai. Banette, ok, fermi tutti. Tanto non so il tipo, io che pipponi mentali mi faccio, raga, non so il tipo, potrebbe essere pure di tipo luce, nuovo tipo di 25esima gen, bello, due pie... Tu, cioè, di che tipo sei esattamente? Ok, perfetto, già ci siamo... Cosa ha fatto? Cosa sta? Ah, ok, ha fatto telecinesi, perfetto, raga. Bambole evidentemente fatte dai bimbi cinesi in Cina, per l'appunto. Forza e a casa, perfetto. E prima recluta sconfitta. Non sarà ovviamente la battaglia più difficile dell'intero poi episodio, insomma. Accidenti, il portello è aperto. Buongiorno, cioè sono due giorni che non registro, erano lì a fare niente, poi si sono accorti che... Oh Gesù mio. Allora fermi tutti. Ora lui dovrebbe stare da questa parte, io devo andare dall'altra parte. No no no, io volevo esplorare il resto della nave, però mi ha portato dentro. Battaglia in doppio. Allora queste qua sono abbastanza infami, soprattutto se c'hai in campo Mew. Cristo Dio, come faccio adesso a buttare giù l'antenato di ogni Pokémon? Allora Archeo, il tuo momento. Rogo denti su Mew, che so essere di tipo normale. Mamma mia, ci ho preso. Abbagliante. No, non mi fermo. Spada solenne. Ok, sì. Oh, oh. Attenzione. Attenzione alla powerfulness di questo tipo. Claydol, ok, raga. So che quel Claydol lì c'ha le difese di un pezzo d'erba. Quindi uccidetelo per piacere. Perché sì, dovrebbe essere veramente scarso se non sbaglio. Signori, ce l'ho nel box e l'ho scartato. Un motivo c'era. Mew che fa segno raggio. No, non morire, grazie. Spada solenne, non gli farà niente. Raga, so, ma stare troppo forte, mi sto preoccupando seriamente. Tentena non può agire, sincro... Dai, ma come sincro umore? Dai, ma sei stupido allora, devo veramente uccidere io Mew? Perfetto. Ok, ci siamo. 161 punti e 161 punti... Cioè, perché voi state cercando Kyurem a sto punto? Visto che le reclute c'hanno i leggendari, io vorrei sapere perché stanno cercando di prendere Kyurem. Che poi l'hanno già preso in teoria Kyurem, ma lasciate questi discorsi agli invidiosi. Gli invidiosi diranno Photoshop. Ok, perfetto. Sconfitte le reclute, possiamo proseguire. Se magari si levano di turno. Ok, perfetto. Non avevano pur la... Oh, Gesù, ancora con quel gattaccio. Dai, sui Ferdiball. Ok, perfetto. Sto coso qua, c'è un dispositivo... Ok, carta magnetica per inserire la password. Dobbiamo andare da un'altra parte, se io non vado errando, ragazzi. Oh, strumento, dammi qualcosa di utile. Navetta al coperta. Peccato che, tipo, l'ho già usata e ne ho già avuta una, però va bene uguale. E nada, allora, dobbiamo andare dall'altra parte della nave, se non sbaglio, perché dovremmo ottenere tramite dei cosi... Tu?
Oh, che palle, l'espediente della recluta che dorme, non lo sopporto. Oh, sicuro che da quest'altra parte c'è uno strumento, perché altrimenti non le fanno inutili. Madonna, che predict! Doppio team, capace che c'ha 4 di precisione. Allora, proseguiamo, andiamo giù da questa parte e... Madonna, ma quanta cazzo di gente c'è, Cristo Dio. Non lasciate ingannare dall'apparenza, sono dalla vostra parte, indosso ancora la loro divisa, ma non faccio più parte del team plasma. Ah, fa la spia, attenzione, raga. Le grandi spie, mamma mia, le strategie. In mezzo agli altri dire, ehi, sono una spia. È la soluzione sicuramente migliore per non farsi sgamare. Allora, affrontiamo quest'uomo. Tra l'altro io non ricordo sinceramente queste stanze qua se hanno effettivamente un'utilità. Dovrebbero centrare i teletrasporti, ho detto. Anche qui, dettagli, oggi la dislessia si sta impadronendo del mio corpo. Bestiodon, oggi un Pokémon easy, un Cleffa, non me lo volete mettere? No, grazie, perfetto. Beccata, vediamo di morire gentilmente, caro mio... Cazzo. Ok, perfetto. Plato, vai, è il tuo momento. Capocciata, non mi morire. Signori, Plato. Just Plato. Just Plato, il nuovo youtuber. Fango bomba, dai, vai giù per piacere. Cos'è sta roba? Bello sabbiatomba, mi farà sicuramente un male boia. Sì, però mi ha intrappolato nelle sabbie mobili. Manco fossi Bear Grylls nel deserto del Sahara. Cioè, sta cosa qua non è che vada molto bene, ecco. Vai giù. No, cosa ha fatto? No, no, no. Oh, oh, che infarto, cos'era sta mossa? Oh, però tu c'hai tenaglia, quindi mo schiatti, zio. Niente da fare. Uno ci spera poi nelle cose, no? Capite? Uno ci spera che le cose funzionino e poi invece rimane disilluso. Allora, tu sicuramente mi affronti. Non ho ancora di poco perché... Per inserire la password è necessaria la carta plasma, che sembra tipo l'abbonamento per Trenord, no? Perfetto. Cioè, le strategie proprio avanzate di questo team. Sono 20 anni che ci sono i giochi Pokémon e sono 20 anni che i team malvagi non capiscono un cazzo. Perché se sono 20 anni che un ragazzino vi sta sconfiggendo e sono 20 anni che usate gli stessi metodi di sicurezza, forse non funzionano molto bene questi metodi di sicurezza. Beccata. Questo era un critical, perfetto. Rogodenti a casa, vai che te brucio, che c'ho i denti che con l'attrito veramente mi faccio avere una salamella che non hai idea. Perfetto, a casa. Tra l'altro sì, Plato è a livello 58 perché per allenare gli altri, raga, è stato necessario. Oh, allora, io non ce la faccio più, ok? Sono 2 episodi con questo che sto trovando solo leggendari. E Itran, e Oh-Oh, e Victini, e Palkia, e Moltres, e Mew, e Mewtwo, e basta! Dai, su! Un attimo di contegno, per Dio! Asso nel mentre, perfetto. Tra l'altro non è vero, sono 3 episodi con questo, perché anche in quello primo ho trovato Mew e Mewtwo così dal nulla Gelamon. No, sono di tipo ghiaccio! Ok, no, perfetto, ho retto. Meno male che sto Palkia qua è tarocco. Probabilmente è fatto bene. Pupenaz, devi prenderlo, se no non ce la faremo mai a prenderlo. Tra l'altro, raga, vai giù. No, devi, zio, se fai sdoppiatore le regole dicono che muori. Ok, perfetto, a casa. Oh Gesù, un altro leggendario. Xatu, ok, perfetto. Finalmente un Pokémon normale, perché non se ne poteva più. Palla ombra, non mi shottare. Non mi shottare. E vaffanculo, Pupenaz. Allora sei veramente un infame. Ricarica totale. Tra l'altro, ragazzi, devo ancora andare a farvi... Devo farvi vedere ancora Empoleon, quello che ho trovato nello scorso episodio, più vari altri Pokémon. Quindi, gentilmente, se riusciamo a compiere qualcosa di utile in questo episodio, sarebbe anche ora. Difesa speciale, dai. Giudizio, dai, mandalo a casa, ti prego. Perché le poverate, Cristo? Ma poi perché ho così pochi PP in giudi? Io tra un attimo mi uccido. Non colpirti da solo, uccidilo. Oh, Dio. Che fatica, che fatica. Eh sì, Ranger, perfetto. Ti prendo la corda, te la leggo al collo e poi ti strozzo. Allora, non so premere i pulsanti, ok. Non... No, no, devo stare tranquillo che anche oggi c'è gente in casa. L'ultima volta ho sclerato un po' troppo con la gente in casa. Ora, oh! Cazzo è successo? Cos'è sta roba? Oddio, ma non me la ricordo sta roba, sto malissimo. Non ne conosco, non sapevo che esistesse. Cos'è sta roba qua? Cioè, vanno a scuola quelli del Team Plasma, io non la sapevo sta cosa. Perfetto, siamo a 9 minuti e siamo entrati in una scuola. Io ci sono appena tornato da scuola. Golurk, vai John Frog, credo in te. Credo nel cuore di John Frog, raga. Se credete nel cuore di John Frog, lasciate un mi piace qui sotto. Aeroassalto, vai, manco fossi un jet del dopoguerra, via. Attacca, aeroassalto di nuovo, muori. Ti prego.
Ci ho sperato io. Ci ho sperato forza antica. Tanto è capace che si busta adesso. Guardalo. No, ok, perfetto. Vedi John Frog che almeno non facciamo sorta. Ah, avevi due Pokémon. Ok, non lo sapevo. Perfetto. Iperraggio. No. Ok, mega sorvivente. Adesso ti ristori, che devi riprenderti. Prenditi il tuo tempo, che io ti uccido con molta calma. Ok, a casa. Non gli ho fatto niente. Ma gli ho staccato un pelo pubblico. Ma non gli ho fatto veramente niente. Forza antica. Dai, sicuramente non è efficace. Porca troia. Perché anch'io me le gufo, raga? Però sono stupido. Dai, usiamo solo forza antica. Che ci devo fare? Usiamo solo forza antica. Non è molto efficace, ma io ti trapano l'orecchio, ti giuro. Oh, brutto colpo. Che belle queste cose quando succedono. Un altro leggendario, io non commento più. Ne ho trovati 4 su 10 Pokémon. I leggendari in quinta generazione saranno una cosa come 20. Cioè, è possibile che li devo trovare tutti? Poi, capite, no? Tutti diversi. Tutti diversi. Cioè, non ne ho... Cioè, a parte lo scorso episodio che ho trovato tipo 2 Vittini, 2 Itra, ma... Cioè, chi mi manca? Mi manca un uccello leggendario, che tra l'altro ho trovato nell'allenamento. Mi mancano Entairaiku e Suicune. Mi manca Lugia. Basta, cioè, io non lo so, raga, veramente, non lo so, non ho... I have no words to describe this situation. Wow, ce l'hai fatta, meriti una ricompensa. Cazzo mi hai dato? Oddio, raga, ma io sta parte di gioco me la ricordo zero. Ma com'è possibile sta cosa, scusate? Io me la ricordo zero. Ma niente proprio. Voi cosa... Cos'è? Sono troppo forte per perdere tempo con i bambocci come te. Certo. Cos'è sto posto, raga? Non comprendo. Non l'ho veramente mai visto. Mai visto. Swalot, ok, perfetto. Abbiamo un agglomerato di cacca. È tipo il Muk o Mac, come dir si voglia, di terza generazione. Penso sia uno dei Pokémon più inutili. È avvolto di luce. Ok, attenzione, sta per ascendere al cielo insieme a Gesù Cristo. Aiutiamolo nel compiere queste imprese. Questa impresa, perché è una, giustamente. Dei 4 numeri, 3 sono uguali. Mi fa piacere, però, tipo, tu? Ah, bella, sì. Sì, lo so, cioè, so chi so. Penso di averli visti 12 volte in questa serie. Hai fallito la tua missione e ti hanno ciulato il Pokémon. L'idea del Team Plasma, sai, era proprio questa. Dovresti essere contento in teoria. Buongiorno. Anche se vinci una sfida, non è detto che tu riceva suggerimenti, però potresti ricevere dell'altro. Cioè, saccagnate fino alla morte. Ci siamo capiti. Ok, perfetto. Raga, devo affrontarli tutti perché penso che mi dicano la password. E il problema è che, siccome non ricordo niente di sta parte di gioco, sono totalmente fottuto e devo affrontarli dal primo all'ultimo. Che bella l'esistenza. Veleno Spina, vai giù. Cioè, non ci credo nemmeno, però. Cosa sta facendo? Che mossa era questa roba qua? Che mossa era? Ah, ok, Foschi... No, non era Foschisfera, perfetto. Mi ha sputato addosso, probabilmente, perché non ho capito la mossa che c'era. Ho visto robe bianche che voleggiavano nell'aria. Non vorrei fosse qualcosa di diverso dallo sputo, però adesso non stiamo a fantasticare sulle mosse. Il mio numero preferito è 0. Ok, quindi uno dei numeri è 0. 3 numeri sono uguali. Ok, perfetto. Tu, ah, dai, tu sarai un altro che mi dà una ricompensa, no? Cioè, una ricompensa. Mi darai un indizio, qualcosa, mi dirai. Anche qua, la svendita nicchia di bambole ha aperto il circo. Cioè, basta. Basta, figlioli miei cari, basta. Beccato, non gli ho fatto niente. Idropulsar. L'unica cosa che ti deve pulsa è il cervello. Ma ti pulsa di fango proprio. Aborti, gelo pugno. Prima non mi hai fatto niente, se mi congedi di nuovo. Ok, perfetto. Le minacce, raga, funzionano sempre, ricordatevelo. No, non minacciate i vostri amici. Cioè, per inciso, il primo numero è 9. 9, c'è uno 0. E ci sono 3 numeri. Allora, proviamo a vedere se... Ok, perfetto, lol. Giustamente qua dentro non c'è un cazzo. Ora, vediamo se qua mi danno altri indizi. Ma io non l'avevo visto. Giuro che non l'avevo visto. Galvantula, ok, fermi. Questo qua dovrebbe essere di tipo ghiaccio. E finché faccio beccata...
Non è di tipo ghiaccio. Perfetto. Creepy e i suoi predict. Allora, mandiamo Bernard, visto che tra poco prende una ricarica totale, la spammo su tutti i membri. Ferrartigli, aia, fermo, immobile, non ti muovere. Gelamondo, così. No, potevo fare taglio, visto che era super efficace. No, beh, non è vero. Ok, forse era anche di tipo ghiaccio, raga, non lo so, ok? Non ne ho idea. Allora, taglio e mandiamolo a casa. Tra l'altro, taglio di tipo coleottero è iperrealistico, non capisco. Cioè, ma tutte le mosse erano super efficaci contro sto coso. Fatemi capire, ho fatto tre mosse, erano tre mosse super efficaci. Cioè, di che tipo era? Era di tipo zero? Cioè... Pessima battuta. Mandatemi via, per piacere. Vai, Bliss, è il tuo momento. Ok, perfetto, sono più veloce, sì. Mi ricordavo bene, non è così lento questo Pokémon. Dimmi qualcosa di utile. Si tratta di un numero. Il secondo numero è 9. Quindi 9, 9. E poi sarà o 9909 o 9990. Giusto? Hai intuito, direi 9990. Sì, certo, cioè, certo. Oggi veramente, raga, non sono in grado di mettere insieme due frasi, incredibile. Sarà la tensione per le elezioni, che è il 3 marzo, ma io non ce la posso fare. Allora, raga, per correttezza direi di andare a fanculo, no, direi di affrontare anche l'ultimo. Tra l'altro, a sto punto, raga, non so se riesco a farla tutta insieme, cioè tutta questa nave, perché veramente stiamo arrivando, cioè siamo a 15 minuti e non abbiamo ancora superato l'inizio. E, raga, sto velocizzando ogni lotta, cioè immaginate se non avessi velocizzato. Gelamondo, mandiamolo a casa, o almeno proviamoci, perché altrimenti, cioè, veramente. Leggimente, perfetto. Cazzo sei, il mago Tellman, figliolo. Bolla raggio, dai. Bolla raggio penso di averlo usata fisicamente tre volte in tutta la serie. No, Mattindor, vaffanculo. Tua madre cloro, muori. Leggimente, allora adesso dovrei riuscire a fare un altro bolla raggio. Spero che non usi Mattindor. Dai, fai qualcosa di utile alla società, non fare Mattindor. Hai fatto Mattindor! Non dovevi fare Mattindor. Mannaggia il cloro. Dai, vai giù per piacere. Gran voce, ok, perfetto, vedi che ci capiamo io e te. Vedi che io e gli Heracross, raga, siamo entità unica. Ci comprendiamo, siamo in sintonia. Infatti lui fa leggermente, mi legge la mente. Perché, perché, sì. Perché la mente legge la mente. Per forbecco. Per un attimo ho letto per forcorno e stavo già per prendere qualcosa e distruggerlo in 448. Ok, seccato pure questo allenatore, perfetto, mi darà l'ultimo indizio, così almeno sappiamo qual è la password intera, è bella. I codici a 4 numeri, l'ultimo è 9, quindi è 9909. To guarda, io avrei messo 9990. Ah, lol. Ok, perfetto. Allora, andiamo quindi da questa parte, perché a sto punto suppongo di dover mettere la password. Non volevo prendermi la scossa. Scossa? Va bene. Allora, dovrebbe essere, se non ho recepito male i messaggi, 9909. Tra l'altro, se uno la sa a memoria dopo aver giocato la quinta volta, questa roba qua la fa tra tre, cioè in tre secondi. Ok, perfetto, modo sta... Oh. Allora, c'è uno dei saggi, calma. Ho qualche... pozione, cioè ho qualche bacca per rimettermi in sesto, visto che... Ok, sì, ho una bacca cedro, perfetto. Diamola a coso, raga, non si sa mai, perfetto. Ok. Per avercela fatta fin qui devi essere proprio in gamba come allenatore, se... Terza gamba, ecco a te. Wow, Kyurem, il leggendario di tipo ghiaccio. Perfetto, che anche di tipo... Questo non era... Non era il verso di Kyurem. Non è il verso di Kyurem, questo qua è il verso di... Non lo so, ma non è di certo il verso di Kyurem, su questo sono d'accordo. Ti elimineremo subito, no ma grazie. Cioè voglio dire, è proprio così easy. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo ribaltarli entrambi uno contro l'altro. Oddio, quel verso lì mi sa che potrebbe essere tipo di un Celebi, raga. Sto male. Però non è sicuramente Kyurem, su quello siamo d'accordo. Ok, fermi tutti. Noctowl e Alakazam. Ok, questa battaglia, raga, non sarà semplice. Non sarà per nulla semplice. ACDC e Omastar, vai. Lui e il suo Omastar praticamente sono in simbiosi. Sono la stessa cosa. Oh, puntiamo, raga, sui Pokémon. Assolutamente puntiamo. Dobbiamo farlo sui Pokémon del capo, che sono quelli più forti. Perfetto. Grande ACDC. La potenza di questo Pokémon. Ruota fuoco. Ok, finché lo fai su di lui va bene. Spada solenne. Ok. Turno fantastico. Distrutti su tutta la linea. Nidoqueen.
Cavolo, però c'è Pokémon niente male. Tra l'altro noi siamo molto overlevellati. La cosa mi fa in realtà piacere, perché mi sono anche stufato di perdere Pokémon a caso. Mamma mia, raga, il CDC una strage sta facendo. È fortissimo. È tipo Junior, raga. Sta veramente uccidendo tutti. Cos'è successo? Embor, ok, perfetto. Questo è il suo ultimo Pokémon. E poi Scizor, o Scizor per i più italiani. Allora, azione, mi sa che va giù Omastar. Ok, perfetto, sono da solo adesso. Magma Clisma non è effetto, perfetto. Perfetto, non è effetto. Chiamatemi Petrarca, grazie. Ora, se Veleno Spina non è molto efficace, provo con un Octazooka? Non lo so. Oddio, cazzo, Oscuro Tuffo. Oh Gesù, Oscuro Tuffo. Ok, la situazione non è per nulla positiva. Vediamo quanto fa Octazooka. Oddio, no, cazzo, era un brutto colpo però. Caduta libera, aia. Aia, 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 aia. Allora, così dovrei prenderli tutti. Fanculo, ha evitato l'attacco quello. Speravo tornasse giù prima. Caduta libera. Ok, no, quasi preso, niente da fare. Proviamo un altro di questi qua. Cioè, di Urlorabbia. Però vedete, raga, lui fa mega assorbimento. Mi apre il culo. Se fa mega assorbimento si rifà tutta la vita. Non ha effetto su Embar, davvero? Questo vuol dire che è di tipo acciaio, ok. Allora, è di tipo acciaio, infatti lui non può fare niente, raga. Proviamo a mandare Bernard. Proviamo a mandare lui con Gelamondo. Spero di non fare una cagata, però. Spero di non fare una cagata. Mega assorbimento è di tipo elettro, quindi dovrei reggerlo. Porca troia, che male, però. Allora, lui fa caduta libera. Ora, io quanto sono veloce con Bernard rispetto a tutti, cioè rispetto al Pokémon di prima che avevo. Cioè rispetto a Zapdos è non molto. Forse mi conviene più che altro curarmi, sapete? Conviene di più curarmi che attaccare, perché non vorrei attaccare per prima e perdere l'occasione di seccarlo. Poi lui adesso con caduta libera gli toglie un po' e forse con Gelamondo lo outspeed. Non lo outspeed, merda. Allora, Maitina dovrebbe morire in teoria. No, ok, regge. Però, raga, si sta facendo un bordello di vita questo. Gelamondo, vediamo se riusciamo a mandarlo giù, raga. Vediamo se riusciamo a seccarlo. Questa qua penso sia una delle battaglie più importanti. Sì. Preso, perfetto. Preso in pieno. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Deve ancora nascere il tirapiede del Team Plasma in grado di battermi. Scusatemi, è partito la normalità. Quel Pokémon è un pezzo di ghiaccio. Ah, siamo ancora noi, lol. È stato lui ad attaccare pure Duoboli. Sei piuttosto sagace. Ma se tutto questo sale in zucca, perché ti metti in pericolo entrando nella nostra base? È presto detto. Farei di tutto pur di riprendere il Pokémon di mia sorella. Sei stato tu a rubare il suo magazine ad Alisopoli 5 anni fa, vero? Se è un Purloan, l'hanno rubato per usarlo. Ma non riesco proprio a capire. Di Purloan ce ne sono tanti, perché ne fai un problema così grande? Quel Purloan è unico, è 7-7. Il nonno, il nostro nonno adorato, l'aveva catturato per la mia troia. Che noia. Questi ricordi così importanti per te in realtà non contano nulla per gli altri. Guarda piuttosto la magnificenza di questa nave. L'intera nave è un dispositivo. L'intera nave è un vascello che vola, zio. Le droghe. Bastardi. Ma mi hanno... Wow. Wow, 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 wow. Questa scena non me la ricordavo, raga. Wow. Wow. Ok. Mi ha molto triggerato. E il trio oscuro pare ci abbia sottratti dalla nave. Questi stanno andando alla fossa gigante, raga. Questi vanno alla fossa gigante. Tra l'altro poi la vediamo tutta distorta perché siamo in sidebar e non abbiamo lo schermo uno sopra l'altro come il DS. Team Plasma, non vi lasceremo scappare. Piuttosto, che c'è da quella parte? In che senso che c'è da quella parte? Scusate se arrivo... buongiorno! Buonasera, tutto bene? Cioè, non lo so, in anticipo quest'uomo. Allora, dobbiamo andare, ragazzi, ora verso la fossa gigante. Siccome però siamo a 24 minuti giù di lì, direi che prima di proseguire andiamo a evolvere un po' di Pokémon che abbiamo nel box. Quindi, innanzitutto attiviamo un repellente che non ci voglia di incontrare energumeni sulla strada. E poi direi, per l'appunto, di andare a vedere che cosa ci servono le evoluzioni. Che, seguendo, diciamo, il cammino di questa serie, probabilmente mi daranno un Pokémon di ottava generazione con 4 di attacco fisico, 2 PS e meno 53 di velocità. Ma questi sono altri discorsi e sono supposizioni
condizioni dettate da un animo influenzato dall'esperienza sensibile della vita. Detta questa bellissima frase di stampo filosofico, direi che possiamo continuare il nostro surf e non scendere sulle spiagge per andare verso le mete desiderate, quindi i sassi che mi rompono le palle in mezzo al percorso. Ora, da questa parte, sì, non facciamo finire il repellente prima del tempo. Ole, perfetto. Allora, prendiamo i nostri Pokémon che dobbiamo evolvere, che se non sbaglio dovrebbero essere due, ossia Snorunt, che mi avete detto che si evolve al 42. Io intendevo con la pietra albore l'evoluzione che avrebbe avuto se fosse diventato un Froslass. Ok, sì, è vero, si evolve in teoria al 42, però siccome ho reso le evoluzioni difficili un po' più facili, per il clickbait chiaramente, ho deciso di portare la sua evoluzione al 40, cioè non è che l'ho deciso, è un'impostazione dell'emulatore, quindi cioè, io non ho deciso un cazzo come al solito, come le pubblicità che mi mettono nei video, io non decido. Allora, condividi esperienze a Illuminati, direi di iniziare con lui perché è il nuovo della casa e quindi lasciamo la precedenza ai nostri nuovi ospiti, visto che... Oh, guardate che precisione, signori. È finito proprio appena dovevo trovare un Pokémon. Quindi datemi un Pokémon e conquisterò il mondo. Soprattutto conquisterò il divino a furia di bestemmie, raga. Perché veramente. Allora, ACDC, manda giù questo qui lava seduta stante. Se fai la fine di Spearow dell'altra volta, giuro mi impazzisco. Ok, perfetto, vediamo se riusciamo a salire. Livello 40. Vuole imparare rullo duro. È una cosa doppio... Bello! 30 di potenza! Ma come hai fatto a rendere una mossa così bella un disastro? Allora, Illuminati, ti prego, con i tuoi poteri occulti dammi qualcosa di buono. Ti scongiuro... No, raga, veramente, ti prego, dammi qualcosa di bello, però. Cos'è? Oh, dai! Cameraptor! Finalmente, siamo passati dai triangoli ai cerchi, ma almeno un Pokémon decente. Allora, dopo li vediamo un po' tutti, raga. Dopo li vediamo tutti con molta calma e vediamo anche se è il caso di fare qualche cambio nel team, anche se per ora non lo so. Li terrò comunque come riserve. Ora, condividi esperienza, lo diamo al buon Dante, perfetto, e direi di andare a trovare un altro Pokémon, perché così almeno evolveremo anche lui. Ora, Dante, vi ricorderete, è lo Zubat dello scorso episodio che mi ha fatto imprecare contro Shiva, le divinità induiste, le divinità degli indiani d'America, Quetzalcoatl e compagnia bella. Vediamo, caro Dante, di non ripetere la situazione. No, tua madre, tua sorella anche. Sincronismo, bello sto sincronismo. Minchia se funzioni, zio. Ah già, è vero, raga, i Mew in questo gioco c'hanno tutti la vischiopunta. Ma dal primo all'ultimo, ve lo posso assicurare. Cioè, non ne ho trovato ancora uno senza vischiopunta. E poi sta vischiopunta del cavolo si attacca ai miei Pokémon, giustamente. Guarda quanto soffre quest'uomo, ma io godo, tra l'altro. Abbagliate quanto è veloce sto Mew, porca puttana. Cioè, poi vuol dire che nelle altre statistiche c'ha un chicco di riso, per carità, però... Dai, livello 44... Dante, dammi un'altra gioia. Prima abbiamo trovato un Pokémon decente. Forse, e dico forse, potrebbe succedere di nuovo. Però non vorrei gufarmela. Dante! Cos'è sta roba? Un cazzo di cigno. Vabbè, dai, almeno sono... Cioè, allora, parliamone. Nello scorso episodio abbiamo trovato Minum. Quindi in realtà... Non posso lamentarmi più di tanto, perché alla fine non ho trovato due Pokémon terrificanti. Adesso, famo una bella cosa, visto che comunque abbiamo ottenuto buio psico, tra l'altro, wow. Buio psico, perfetto. Allora, famo questa cosa qua. Rimettiamo in squadra, ma porca di quella troia, ma io non so premere i pulsanti, Cristo Dio. Allora, rimettiamo un attimo in squadra lui. Prendiamoci anche Plato, che avevamo depositato giusto un attimo. E andiamo a vedere i nuovi Pokémon. I nuovi Pokémon sarebbero... tua sorella. Ok, no, non è sua sorella. Allora, Empoleon, Cameraptor e Swanna. Lotta ghiaccio! C'hai più debolezze che tipi contro. Perfetto, mi fa piacere. Allora, le statistiche... però minchia, c'ha delle buone statistiche, raga. C'ha delle buone statistiche. Comparatele giusto un attimo con quelle di Eevee. È lento, però c'è delle buone statistiche. Il problema è che c'è un tipo veramente che è terrificante. C'è veramente un tipo brutto. Vediamo Cameraptor invece. Ecco, Cameraptor invece lo apprezzo già di più. Lo apprezzo davvero già di più. Perché, ragazzi, non ha molto attacco, però posso insegnargli solo mosse speciali, volendo. Ha una buona difesa, un buon attacco speciale, ha una buona difesa speciale. Comparato con Dante ci sta, è più o meno lo stesso Pokémon con alcune statistiche invertite. Però diciamo che lui ha un tipo molto migliore. E poi, signori, abbiamo Cesar,
che ha delle statistiche tutto sommato buone, è di tipo ghiaccio, anche lui è un buon Pokémon, insomma, tre Pokémon abbastanza buoni, a parte Swanna che diciamo è un po' meh. Lui invece non l'avevamo visto accuratamente, però ci siamo accorti che non è proprio il Pokémon migliore, anche se in realtà però non ha delle statistiche che mi entusiasmano sinceramente. Poi c'è un tipo psicoerba che penso sia abbastanza problematico, pensate al 4x che avrebbe il Coleottero. E niente ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento in descrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, rispondete ovviamente alla domanda del giorno come al solito, quello ormai lo ometto perché lo fate sempre. Mi raccomando, passate anche dei social per rimanere sempre aggiornati sulle cose all'interno e al di fuori del canale. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.